Ciao a tutti, bentornati a casa dello chef. Oggi vi svelo un trucco che uso per fare risotto: il burro acido. Il burro acido aiuta a perfezionare la rotondità del sapore del risotto, evitando gli errori di caramellizzazione e le note amare del vino non dealcolizzato. In poche parole, quando bruci la cipolla e non sfumi il vino a modo correttamente, fai un papazzone. Se lo usiamo da molto freddo, facendo shock termico, il burro acido aiuterà la mantecatura e eviteremo di usare tanto parmigiano, così che non sappia solo di parmigiano il risotto. Guardiamo gli ingredienti che ci servono per fare il burro acido: 2 cipolle e 250 g di burro già cubettato, vino bianco 250 ml, 110 ml di aceto bianco. Il procedimento è molto facile: vino, aceto, cipolla. Lo facciamo bollire finché non ha asciugato tutti i liquidi. Il burro invece lo teniamo in frigo finché non lo dobbiamo usare. Adesso che è rimasta solo la cipolla, il burro lo mettiamo a freddo. Quando il burro è completamente sciolto, lo filtriamo. Ecco qua, il burro acido è pronto. Lo possiamo mettere in frigo se lo usiamo domani o anche in congelatore. Quindi ne potete fare anche un po' di più se volete. Lo tenete lì e la prossima manticatura che vi serve ce l'avete già pronta. Spero che questo trucchetto vi sia utile. Ci vediamo domani, così lo usiamo nel risotto. Se vi piacciono i miei video, iscrivetevi al canale e ci vediamo per le prossime ricette. Come sempre, ci vediamo a tavola. Ciao!